questa infiammazione intestinale che parte dalla periferia, dall'intestino e va al cervello, mi genera un'infiammazione che la Vezzani ha definito che l'infiammazione cerebrale è la causa fisiopatogenetica della crisi epilettica, cioè non è un fattore predisponente, è la causa. Quindi questa infiammazione può partire dall'intestino e nell'epilessia adesso c'è tutto un filo di ricerca che va in quella direzione. Però questa infiammazione, se è cronica, è la madre di tutte le patologie. Perché questa infiammazione, che non è capace nemmeno di tenere in bando un nuovo virus, che non è capace a riparare i miei tessuti, che non è capace a rigenerare i miei tessuti, perché queste citochine sono coinvolte in tantissimi nostri processi. Allora io questi operai, se io mando sempre quelli validi, tutto va bene. Se io mando in giro quelli non validi, i processi che sono sotto il loro controllo non funzionano. Cioè sono fatti proprio tutto l'equilibrio che si... Sì, pensa a costruire una casa, tu mandi gli operai edili incapaci a costruire e non so cosa viene fuori. E certo. Incontro quelli che sono capaci, cioè la differenza certo. È questa. Noi abbiamo. E noi torna tutto andare. Sempre sul discorso dell'infiammazione alla fine. Infiammazione secondo me, cioè, alcuni mi prendono in giro che io la fissa, ma però io trovo sempre, cioè io l'ho scoperta perché è stata la cosa più difficile che ho capito. Arrivare a capire questa differenza tra infiammazione acuta e cronica, perché non era ben chiaro. Oggi in letteratura è molto più evidente, all'epoca c'era poco e niente. Sì, ho fatto una cosa per me a capirla, però è veramente una chiave di lettura molto interessante. E tu quindi puoi capire la vulnerabilità di un bambino, quindi anche nei protocolli terapeutici, vaccinali, di svezzamento, puoi avere un'idea della veramente una medicina individuale, perché si basa sulla capacità di risposta di un corpo. Puoi capire l'importanza della prevenzione, che capisci che più io riesco a mantenere risposte infiammatorie positive, capaci, io sono sano. Ma non perché non mi succeda niente. Mi può succedere di tutto, ma io ne esco sempre fuori. Ottimo. Questa è la migliore prevenzione. Cioè avere un corpo che questo ecosistema di microbi, di virus, funghi e cellule che formano un insieme, un ecosistema che si fanno la guerra tra loro, però se sono in equilibrio, quindi è la caccia di selezione, cioè di per sé. Qui a Genova abbiamo avuto adesso in questi giorni, proprio nel mio quartiere, un cinghiale che girava per le strade, voglio dire, perché non essendoci più l'uovo, certo. Non è capita. Cioè, quindi i confinamenti, la strage di cinghiali è sbagliata, però poi bisogna pure confinare per convivere, no? Cioè, noi non ci piace vedere il leone, la leonessa che mangia la gazzella, però fa parte della natura, invece una mucca che bruca l'erba non ci dà fastidio. Cioè noi abbiamo perso un po' questa visione di equilibrio, per cui i più deboli poi, cioè bisogna fare un controllo, e c'è il predatore e c'è il predato, ma non è il predatore cattivo, è il predato e la vittima, fa parte di un equilibrio, che se comunque è svolto in maniera equilibrata, l'ecosistema sta in piedi, ed è stabile, e perdura in salute. Se tu lo alteri, invece, allora si crea dei danni. Quindi non è la singola azione del predatore che uccide una preda, e che non uccide la propria prede, che si mantengono in equilibrio. E quello che dicevi, l'aspetto dei consigli sull'alimentazione, dicevi appunto, il burro è un buon inserimento nella dieta. Una dieta molto varia, chiaramente. Varia. Se uno ha un problema con l'alimento, deve lavorare per riuscire a superarlo. Cioè il celiaco che gli dice di mangiare il glutine non imparerà mai a processare il glutine. Se il glutine lo digerisci, ha un'azione disinfiammante intestinale potentissima. Mi fa male se non lo digerisco. Ma posso imparare a digerire il glutine se lo tolgo dalla dieta? No, perché io diminuisco i batteri che mi producono l'enzima specifico per il glutine. Ora, il glutine sono delle gliadine, delle proteine, che sono modificate nel tempo. Il farro è il grano più antico, per cui ha delle gliadine, per noi facilmente digeribili. Poi il grano moderno, per aumentare la resa per ettaro, sono state fatte tutte queste variazioni, ha delle gliadine più difficili, ma è quello che oggi chiamiamo grano antico, che è meglio dell'ultimo grano che è stato modificato col cobalto 60, per cui la spia del grano è diventata nana, piccolina. Però sviluppa delle gliadine per noi difficilmente scindibili, cioè questa catena di aminoacidi sono messi in un modo che i nostri enzimi non hanno ancora imparato a tagliarli. Il salto può essere stato enorme,
rispetto alla nostra capacità di adattamento. Tieni conto che l'uomo ha sempre reso più difficile il suo cibo, perché anche i cereali tra il coltivato e il selvatico sono diversi. La carne, a parte che prima si mangiava molti più piccoli animali rispetto ai grandi animali, c'è una differenza. Le proteine sono sempre fatte dalle stesse molecole, ma la proteina del grosso erbivoro è ben diversa dalla proteina del piccolo animale. Per me è più difficile. L'animale allevato sviluppa delle proteine più difficili per me da digerire. Però questa è sempre stata una cosa. Quindi abbiamo reso più complesso il cibo, ma questo ci ha fatto alzare la capacità a demolirlo. Quindi l'ultimo salto è stato forse un po' troppo rapido, ma anche la banana che gira oggi nei mercati non è più quella, è stata esplosa dal cobalto 60, quindi, ed è un frutto ricco di proteine. Le proteine della banana oggi sono diverse da quelle della banana piccola, che c'è ancora, ma è meno distribuita, perché rende meno economicamente, meglio farla gonfiare, e così c'è una maggiore resa economica, ma sono proteine più difficili di quella della banana originale. Quindi dicevi di diversificare la dieta, e quindi cercare di allenare, di stimolare il corpo, e è interessantissimo anche quello che hai detto sulla della parte psico-emozionale, cioè come influisce anche quanto crediamo in una cosa, quanto ci facciamo, quanto abbiamo capacità di magari essere sotto stress e poi recuperare. Quindi Io adesso ho smesso, ma fino a poco tempo fa io affiancavo due nutrizioniste, affiancavo un epilettologo, e il mio ruolo lì era solo per far capire perché fare le cose. Perché un conto è dare una ricetta, fai questo, questo e questo. Io, quando arrivavano la gente, il nutrizionista mi ha detto di non mangiare le banane, di mangiare una banana, di non mangiare le pere. E tu, ma gli ha spiegato perché. Esatto. Vedi che a quello lì non gli piacevano le pere. Questo, cioè, questo me lo ricordo sempre, tipico tuo. Cioè, ok, te l'ha detto, no, ma perché? Anche da te, ti ricordi? Cioè, perché per me, se uno spiega perché uno deve fare certe cose, ottiene più risultati, tanto perché vengono fatte meglio, con più continuità. E poi ci sono dei meccanismi. Per fare una cosa, riesco a tenermi di più a delle linee guida, a un protocollo, che se no dico fai questo, questo e questo, e uno un po' lo fa, un po' non lo fa, poi non ci crede nemmeno più di tanto. Ma se si convince che è veramente utile, allora sì che i risultati si ottengano. E noi dei risultati ne abbiamo. Anche questo è l'aspetto della medicina dell'evidenza. Allora, guarda Paolo, innanzitutto è senz'altro stato molto chiaro, ed era l'obiettivo che le persone potessero vedere un modo diverso di vedere, che in realtà ha l'obiettivo di vedere come noi funzioniamo naturalmente, non di seguire una filosofia, una linea, una corrente di pensiero, ma quello che in realtà viene fuori dall'evidenza di come funzioniamo, la fisiologia naturale. E questo che le conoscenze che sono più mancanti. Cioè dico che oggi la medicina sta preparando dei meccanici che sono molto bravi a riparare le macchine senza conoscere come funziona il motore. Cioè hanno esperienza di guasti. Esatto. Ma è diverso da un meccanico che magari ha meno esperienza di guasti, ma sapendo come funziona il motore riesce a capire perché non funziona più. Esatto. Cioè, oggi manca questo collegamento, cioè il corso di medicina studiano molto le patologie, ma studiano poco la fisiologia. Cioè, come funziona. Poi adesso c'è una rivoluzione culturale su come funziona, soprattutto su digerente. Il microbiota sconvolge tutto, è come passare dalla Terra che è piatta al centro dell'universo. Cioè, è una rivoluzione culturale immensa che stiamo vivendo questi anni. È collegato a questo, Paolo, ovviamente, sapere perché si è rotto un pezzo, c'è stato un guasto, collegato anche al fatto di prevenire che questa cosa si guasti, perché conoscendo come funziona, il meccanico ti dice, guarda, Paolo, se tieni questa posizione alla guida, vedrai che quel pezzo poi non si rompe più, o eviti proprio. L'olio va cambiato esatto. In 8 chilometri. E se no, fondi tutto, voglio dire, devi controllare il livello dell'acqua. Voglio dire, tu pensi di usare una macchina senza fare minimo controllo. Siamo alle volte lì. Guarda Paolo, ti ringrazio tantissimo di questa trattazione, e vedremo poi di affrontare di nuovo degli argomenti magari insieme in una chiacchierata come questa.
che è proprio l'obiettivo di rendere consapevoli innanzitutto le persone, che siano esperti del settore, che siano persone del pubblico, in modo tale da non essere vittime delle cose che ci accadono, ma di condurre un attimino la nostra vita. E quindi questo concetto della prevenzione, coltivare un sano stile di vita, prenderci noi la responsabilità, che poi alla fine, Paolo, l'etimologia di responsabilità è l'abilità di rispondere a una situazione, quello che hai sentito. Se vuoi ti do uno spunto per il prossimo nostro incontro. Sì, dai. E sulla capacità del microbiota di riparare il nostro DNA. Wow, c'è oggi gente che è terrorizzata perché ha patologie genetiche e quindi c'è incurabili. Sui meccanismi, che sono tre, di riparazione del nostro DNA, è stato dato un premio Nobel. E soprattutto l'ultima tecnica del taglio e cuci viene normalmente utilizzata nella ricerca per fare farmaci genetici, per fare esperimenti. Cioè, quando io modifico il DNA di un animale, io uso queste tecniche che il nostro corpo usa per riparare. Cioè, quindi c'è stata una ricaduta di queste tecniche nella pratica clinica, di ricerca, per fare studi. Ma se io so come fa il mio corpo a riparare il DNA, il mio microbiota a riparare il DNA, e un premio Nobel è stato dato uno che ha cercato di potenziare al massimo questi meccanismi, allora se io so queste strategie, capisci che allora quello che conta più di noi è il DNA dei nostri microbi, che ci riparano anche i difetti genetici delle nostre cellule. Interessantissimo. E questa è la condizione di salute. Interessantissimo, direi che è un bel argomento per il prossimo incontro, dai. Okay. Grazie Paolo. Arrivederci. Ciao, grazie. Alla prossima. Ciao.